istituzioni in seno alle commissioni consigliari permanenti, a seguito le cadenze di consiglieri comunali. Vabbè, questo è l'appuntamento benvenuto. Questo è il battesimo, come si dice? Iniziazione. Finisce il battesimo. Abbiamo paura, prendiamo. Allora, su questo punto ci sono alcuni spostamenti. Consiglieri? Stefano, ma poco devo fare. Consiglieri? Allora, la prima commissione rimane in tavola. Nella seconda commissione c'è un spostamento. Il consigliere dell'Osso Simona passa alla terza commissione al posto del consigliere Pasquale Dottoli, che passa logicamente nella seconda commissione. E la terza commissione viene integrata con i due neoconsiglieri, Renzone Leonardo e Pedro Lucia. Quindi vi rileggo la nuova formazione della seconda e terza commissione. Nella seconda, presidente Grasso Giuseppe, Trenti Carmen, Monte Giovanni Paolo, Valerio Fabio e Dottor Di Pasquale. Nella terza commissione, Renzone Leonardo, Benigno Lucia, Checco Vincenzo, La Vecchia Raffaele, Dares Paolo, Del Gaudio Leonardo e Dell'Osso Simone. Siamo tutti in aula? Allora, votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Per le migliori eseguibilità, chi è favorevole? All'unanimità. Volete fare una sospensione o... Convenzione, dovete fare la proposta, io devo mettere tutti. Cosa? Dai, continuiamo, siete stanchi? No, dai, non vi fate. Siete stanchi? Dai, altre 4 ore sono. Io volevo vedere se giocava a Juventus. Dai, Juventus. No, domani. Ci veniamo. Allora, che facciamo? Continuiamo? Ok. Convenzione INPS Comune di Lucera per l'accesso al servizio di misure anagrafiche della popolazione residente, approvazione schema tipo. Se volete andiamo per letta. Ok, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Consigliere De Maio, lei che vota? Astenuto? Ok, all'unanimità. Per l'eliminare la seguibilità, chi è favorevole? All'unanimità. Un attimo solo. Punto 8, convenzione con l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari per attività di tirocinio e di orientamento, approvazione schema tipo, se volete l'abbiamo per letta. Una piccola relazione del nuovo assessore, vogliamo sentire la voce. Se volete l'abbiamo per letta, consigliere Valerio. Questa? E stiamo in votazione. Dopo 5 ore che si doveva. Va bene, se vuole, prego, consigliere del Capo. Non ne vogliamo aggiungere altre, capito? Allora, per la metà di eseguibilità, chi è favorevole? All'unanimità. Ok. Almeno nelle votazioni se potete alzare un po' la manina, perché non è facile.
tua nuova cessione di parte delle quote associative del Gal Gridaunia ai comuni di Casalnuovo di Rotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, revoca della delibera di consiglio comunale numero 68 del 9/9/2016. Qualche intervento? Perché? Prego, assessore Abbate. Sì, la faccio breve così si aiuta a distaccare. L'ultima volta che siamo andati in consiglio comunale con questa proposta di delibera, sul parere dei revisori avevamo stabilito che la valutazione della quota da cedere avvenisse sulla base del patrimonio netto, che è cosa diversa rispetto al valore nominale della quota. A seguito di ciò il GAL ha fatto asseverare una perizia dal, se volete vi dico anche da chi, se lo riesco a ritrovare, ecco qua, dal dottor Idro Carmine Maiorano, dottore commercialista, asseverato innanzi al Tribunale di Foggia il 26 gennaio 2017, con la quale il professionista invece motivato che quella quota andasse valutata non a patrimonio netto, bensì a valore nominale. Indi per cui in delibera chiediamo di revocare il nostro atto di Consiglio Comunale numero 68 del 9/9/2016, in quanto abbiamo detto che la valutazione veniva fatta in base al patrimonio netto, e nel contempo di dare per accettare la perizia asseverata dal dottor Idro Carmine Maiorani di procedere alla cessione di quota di partecipazione al valore nominale per la somma di euro complessivi 1.632,28 da cedere ai seguenti comuni: Casalvecchio di Puglia 689,72, Casalnuovo Monte Rotaro 689,72, Castelnuovo della Daunia 252,84. Inoltre chiedi a si demanda il responsabile del quarto settore a stipulare l'atto chirurgico con notaio o scrittura privata autenticata innanzi al notaio, e tutti gli oneri saranno a carico dei comuni acquirenti. Questo è quanto in definitiva. Grazie Presidente. Da precisare inoltre che all'epoca l'unico comune che diede quel tipo di valutazione fu il comune di Vicenza, quindi tutti gli altri comuni che hanno deliberato come noi stiamo facendo oggi, e questo è funzionale alla partecipazione al bando della regione Puglia per i GAL per avere ulteriori punteggi. Ci sono interventi? Prego, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari?